Allora, buonasera, buonasera a tutti e a tutte, grazie per essere qui anche questa volta. Ho appena appreso che questo incontro di stasera sarà co-gestito da me e dal professor Campanini, No, io farò un piccolo preside. intervento, no, Ecco, no, molto bene, quindi sarà nota a tutti come quanti. d'altro canto confà alla filosofia, sarà un dialogo, ecco, e non un pensiero solitario, non un monologo, insomma. Sarà un dialogo e io, il mio compito era questo, insomma, mi ripromettevo di fare questo, di analizzare la interpretazione della filosofia presocratica fatta da Friedrich Nietzsche, fondamentalmente in un'opera che è La filosofia nell'età tragica dei greci, che è un'opera che Nietzsche ha scritto nel 1873, quando lui non era ancora trentenne. Lui era nato nel 44 a Röcken, vicino a Lipsia, e quindi ancora aveva 29 anni, ecco una cosa del genere, quindi molto giovane, ma straordinariamente talentuoso, nel senso che proprio due parole su di lui. Per dire che appunto lui ha avuto una formazione inizialmente di natura di carattere teologico, veniva da una famiglia di pastori, insomma, protestanti, e comunque fondamentalmente la sua formazione fu una formazione filologica presso scuole molto importanti, molto prestigiose dell'epoca. In particolare studiò a Bonn. E poi ritornerà a Lipsia, dove avrà modo di avere un insegnante di grande letteratura, un grande filologo, che era Ritschl, il quale, poi vedremo, stimerà a tal punto il giovane Nietzsche da sostenerlo, appoggiarlo, quando ancora molto giovane, riuscirà a ottenere la cattedra di lingua e letteratura greca a Basilea. E qui, appunto, nell'ambiente accademico di Basilea, conoscerà i nomi più prestigiosi dell'epoca. Penso, ad esempio, l'amicizia, insomma, il rapporto molto di stima, molto reciproca con Jacob Burckhardt. E in questo ambiente, insomma, universitario, vivrà, come dire, con una certa difficoltà. Non si confaceva molto a Nietzsche questo ambiente. Ci provò, diciamo così, provò a frequentare l'ambiente, diciamo, un po' mondano, legato alla borghesia della città, ma insomma questo ambiente gli stava particolarmente stretto. In particolare nel 71, quando pubblicò La nascita della tragedia, l'opera riscosse critiche feroci, in modo particolare appunto del professor Ritschl, che attaccò l'opera ritenendola completamente sbagliata nella lettura che proponeva appunto della tragedia greca. Dopo questo testo, dopo questa interpretazione della tragedia greca, pubblicò nel 73 La filosofia nell'età tragica dei greci, che è appunto l'opera della quale vorrei parlarvi in modo particolare oggi. C'è un filo che lega questi due testi. Intanto è la prima produzione iniziale, la produzione giovanile di Nietzsche, che generalmente gli storici della filosofia hanno definito sotto una categoria che è quella della metafisica d'artisti, artisten metaphysik, vale a dire una lettura della realtà talmente pessimistica che trova un riscatto
non su un piano etico né su un piano metafisico, ma su un piano estetico. Vale a dire, la vita ha una giustificazione soltanto in quanto fenomeno estetico. Dicevo che la nascita della tragedia e la filosofia nell'età tragica appunto sono uniti da questa visione appunto pessimistica e da questa soluzione al pessimismo della vita. E sono legate naturalmente anche alla scelta di una, come dire, di un'ottica attraverso la quale Nietzsche esplora questa problematica, questa visione drammatica della vita, e l'ottica dalla quale lo fa è quella dell'antica Grecia. Potremmo dire che Nietzsche si è occupato sempre solo dei greci, sempre e soltanto, nel senso che tutta la sua produzione continuamente è un continuo riferimento alla grande cultura greca. Però c'è un aspetto interessante che è rappresentato dalla scelta che lui fa di un periodo storico specifico del grande pensiero, della grande produzione culturale greca, che è quello legato al VI secolo preferibilmente, vale a dire quello che il periodo, insomma, che corrisponde a VI, V secolo, al periodo che corrisponde alla grande tragedia di Eschilo e di Sofocle, e che corrisponde appunto alla filosofia che chiamiamo presocratica. Riscatta Nietzsche questo periodo storico sostenendo che dopo questo periodo ha inizio l'ottimismo. La filosofia e la tragedia greca inclineranno verso visioni ottimistiche, razionalistiche, vale a dire perderanno questo il pathos legato all'esplorazione dell'esistenza per cercare il riparo in filistee quotidiane, argomentazioni che in qualche modo nasconderanno il fondo della realtà. E quindi c'è un'ottica, vedete, molto legata ad un periodo storico. A suo giudizio con Platone, preferibilmente con Platone, la filosofia greca, abbandona la sua funzione. Nel senso, lui usa questa espressione, diventa straniera alla Grecia. Nel senso che Platone è colui il quale vede questo mondo, lo trova impermanente e contraddittorio, lo duplica e ne inventa un altro, il mondo delle idee. Quindi crea un mondo che ci sta bene, un mondo che ci dà una qualche forma di consolazione, perché è un mondo nel quale non si nasce, non si muore, non c'è trasformazione, non c'è cambiamento, un mondo appunto della perfezione ideale. La stessa cosa per Euripide, ma non mi voglio soffermare su questa. L'attacco rivolto a Nietzsche è un attacco meritato? Proprio sul piano filologico non c'è ombra di dubbio. Nel senso che certo lui rifuggiva l'interpretazione classicista della tragedia, e anche sul piano filosofico, come sentirete tra poco, la lettura che lui fa dei presocratici è una lettura forzata. Li forza, nel senso che noi non leggiamo, nemmeno quando lui studia la filosofia presocratica, non leggiamo i presocratici, noi leggiamo Nietzsche. C'è già il pensiero nietzschiano nel suo modo di rapportarsi a questi filosofi. Però è interessante vedere come, partendo da alcuni spunti, alcuni tipi, lui li chiama proprio tipologie filosofiche, dei tipi filosofici, che sono appunto questi presocratici, lui, forzandone l'interpretazione, ponga già le basi di un pensiero che in fondo è già diciamo. In particolare vedrete che il suo filosofo preferito, insomma, è
Eraclito, e possiamo proprio dire che se noi ci troviamo in presenza del Nietzsche Eraclito, insomma, in qualche modo. Però questa è una sfida molto interessante, forse tutti i grandi, ancora prima che storici nella filosofia, sono stati dei filosofi, e quindi la loro interpretazione appunto è stata di questo tipo. La enorme importanza attribuita a questi greci, loro sì che sapevano vivere, come dice lui, deriva proprio dal fatto che la filosofia presso gli antichi greci non era affatto casuale, era proprio nella natura di questo popolo. Cosa avevano i greci? I greci che vengono studiati da lui nella tragedia e poi nella filosofia presocratica erano caratterizzati da una salute che era la virilità, cioè la capacità degli antichi greci di fissare gli occhi di fronte alla realtà e di guardarla per come essa era, di non ritrarre gli occhi dinanzi a tutto l'orrore e l'irrazionale che la realtà ci rivelava, la capacità di stare davanti al dolore e quindi di stare dentro il dolore e rielaborarlo. Dopo non saranno più capaci di radice. Oggi la filosofia non è più così, appunto lui preciserà. Soltanto presso i greci il filosofo non fu casuale. Soltanto presso i greci il filosofo, quando nel VI e nel V secolo appare, tra i pericoli e le seduzioni enormi della mondanizzazione, si fa in mezzo all'opulenza, alla felicità della scoperta, alla ricchezza, alla sensualità delle colonie greche, si ha il presentimento che egli venga a guisa di un nobile ammonitore, allo stesso scopo per il quale in quel secolo nacque la tragedia e che i misteri orfici fanno intendere nei loro riti. Mentre appunto i greci forniscono la giustificazione del filosofo, solo presso di loro il filosofo non è una cometa. Oggi no, nei nostri tempi, dice Nietzsche, il moderno filosofare è politicamente e poliziescamente circoscritto da governi, chiese, accademie, costumi, mode, pur di l'animità umana, alla dotta apparenza. La filosofia oggi è dotta apparenza, proprio perché è circoscritto politicamente, insomma, è usata politicamente, e la filosofia non ha diritti, per questo l'uomo moderno oggi dovrebbe appunto ripudiarla, eccetera. Perché appunto i greci? Dicevo, perché furono sani, virili, e seppero rapportarsi al dolore. Una questione fondamentale, scrive nel tentativo di autocritica, che è una prefazione alla nascita della tragedia, nasce la tragedia del 71, e questo tentativo di autocritica è scritto da Nietzsche 14-15 anni dopo, quindi Nietzsche ha già compiuto tutto il suo percorso di riflessione filosofica, quindi è già un Nietzsche, insomma, maturo. Ed è interessante perché con questa prefazione ci fa capire meglio qual era il filo conduttore della sua riflessione. Se i greci ebbero proprio nella ricchezza della loro gioventù la volontà del tragico e furono pessimisti, se fu proprio la follia, per usare un'espressione di Platone, a portare sulla Grecia le maggiori benedizioni, e se d'altra parte, inversamente, proprio ai tempi della loro dissoluzione e debolezza, i greci si fecero sempre più ottimisti, superficiali, istrionici e anche più smaniosi della logica e la logicizzazione del mondo, non potrebbe essere la vittoria dell'ottimismo, il predominio della razionalità, l'utilitarismo, un sintomo di forza declinante, di vecchiaia approssimantesi, di affaticamento fisiologico? E quindi appunto è la salute degli antichi greci, deriva dalla capacità dei greci di stare di fronte al dolore, di assumerlo. Mentre
la ricerca di una logica che non c'è, di una logicizzazione del mondo, è una forma di fuga da una realtà che non può essere chiusa dentro categorie logiche, perché è illogica. Ecco qua, e quindi ecco, si affaccia appunto, come lui precisa sempre in questo testo che vi ho appena citato, la giustificazione estetica della vita, che leggerò perché, come vedrete bene, la prosa di Nietzsche è una prosa straordinaria, di straordinaria efficacia, fu uno scrittore straordinario. Già nella prefazione della Nascita della tragedia è l'arte, non la morale, che viene presentata come la vera attività metafisica dell'uomo. Nel libro ritorna più volte l'allusiva frase che solo come fenomeno estetico l'esistenza del mondo è giustificata. E in effetti tutto il libro, dietro ogni accadere, vede soltanto un senso, è un senso ricondito d'artista, un dio se si può, ma certo un dio artista, assolutamente non curante, immorale, che nel costruire come nel distruggere, nel bene come nel male, vuole sperimentare un uguale piacere di spotismo e che creando mondi si libera dall'oppressione della pienezza e della sovrabbondanza, dei contrasti che sono in lui contenuti. Ecco che allora la realtà, priva di senso, e poi vedremo perché, non può in alcun modo trovare una giustificazione né su un piano etico né su un piano metafisico. Non c'è una spiegazione se non di tipo estetico. È uno scorrere, un'impermanenza, una contraddizione che vede, che può essere spiegata attraverso, vogliamo dire un Dio, lo chiamiamo Dio, ma un Dio artista, che è incurante e morale, che non segue un fine, che non ha una ragione, uno scopo da cui tendere e da raggiungere, ma è un Dio artista che crea così come distrugge e che quindi si compiace in questa sua capacità appunto creativa, ma nello stesso tempo distruttiva. Non lo fa per punire, lo fa per sovrabbondanza, perché è pieno, in fondo, in qualche modo, di vita. Ecco, e da questo momento, appunto, poste queste premesse, possiamo iniziare a vedere come vengono interpretati i presocratici. La filosofia presocratica, lui la considera la vera filosofia greca. In questo senso non gli piaceva molto che fossero chiamati presocratici o presofisti, come a dire che la filosofia iniziava, insomma, con Socrate o con Platone. Anzi, lui ritiene proprio che questi pensatori fossero quelli che hanno posto i problemi metafisici fondamentali. Il primo problema metafisico fu appunto rappresentato da questo, insomma, dalla ricerca, come si sa, come tutti sanno, del principio. Il problema del principio era la ricerca di qualche cosa da cui tutto proviene e a cui tutto torna, che doveva però avere in sé il carattere, è vero, della impermanenza. Scusate, della permanenza, il contrario, esattamente il contrario, vale a dire il principio, ciò da cui tutto nasce, a cui tutto torna, non doveva né nascere né morire. E questo principio, all'inizio, come dire, della filosofia greca, fu individuato talvolta in un elemento fisico, talaltra in un'unità, in una sostanza, un uno tutto, da cui appunto tutto doveva provenire. L'unità, l'uno tutto, viene teorizzato già a partire, secondo Nietzsche, da Talete. Talete fu colui il quale, genialmente, partì da
anche scienziato, qual era, comunque da filosofo scienziato, dall'individuazione di un elemento materiale, l'acqua, e dette ad essa, elevò l'acqua che si coglieva empiricamente attraverso i sensi, la elevò a sostanza primordiale. Ebbe cioè la capacità di trasporre un elemento materiale empiricamente constatabile, verificabile, percepibile, in una sostanza era presente ovunque nella totalità, che costituiva la totalità. Il pensiero, dice Nietzsche, di Talete è stato un pensiero geniale, perché in qualche modo ha voluto andare oltre l'apparenza empirica delle cose e cercare appunto una totalità che aleggia al di sopra delle cose materiali singole che noi constatiamo con la nostra esperienza. Molto peggio, o molto meglio, non saprei dire, ha fatto Anassimandro. Anassimandro ha ritenuto, diversamente da Talete, che il principio originario non dovesse essere una sostanza materiale. Tant'è vero che ha detto che questo principio era l'aperon, l'indeterminato, un uno tutto indeterminato. Come però spiegare la derivazione della molteplicità dall'unità indeterminata? Come spiegare la derivazione degli individui molteplici da un'unità indeterminata? Come spiegare la derivazione del mondo? E come spiegare il fatto che esista un uno tutto eterno e una derivazione di individui molteplici che eterni non saranno, che nascono, quindi prima non erano, e che poi moriranno? Come spiegare questo problema filosofico complicato dall'uno tutto che è eterno, immobile, perfetto, non manchevole di nulla, derivano appunto i molteplici individui che invece sono limitati, finiti, mortali? La risposta che Anassimandro dà è che i determinati, gli individui che si determinano, lo facciano attraverso un atto di prevaricazione. Cioè che gli individui fossero dentro questa grande pancia dell'aperon e che urgessero dentro l'aperon e desiderando di determinarsi. Quindi di uscire dall'indeterminato, di determinarsi dandosi una individualità. E dinanzi a questo atto di prevaricazione degli individui determinati e finiti che vogliono porsi, come spiegare il fatto che, d'accordo, questi peccano di hubris, si determinano, escono dall'unità dove stavano benissimo, e perché poi muoiono? Perché non possono continuare ad esistere eternamente? Perché gli individui devono morire? E la risposta che Anassimandro dà è questa: hanno compiuto appunto un atto di tracotanza e dunque devono perire, così come appunto devono pagare il fio di questo atto di prevaricazione che hanno compiuto. Ecco, dice appunto, queste sono le parole di Anassimandro letto da Nietzsche: là dove le cose hanno l'origine loro, devono perire. Quindi devono ritornare all'aperon. Conviene infatti che se paghino il fio e siano giudicate per le loro ingiustizie secondo l'ordine del tempo. Ti sei determinato e vivrai un tempo determinato e ritornerai esattamente da dove sei venuto.
il retto, ecco, e quindi, come dire, riprende appunto un frammento effettivamente di Anassimandro, ma precisa poi questo, come può, dice Anassimandro, dinanzi appunto a questa spiegazione mitica, insomma, no? Gli individui moriranno perché si sono macchiati di una colpa. Gli individui sono mortali perché hanno compiuto un atto di tracotanza. Le religioni usano generalmente questa spiegazione. No, pensate alla caduta di Adamo ed Eva, che perdono appunto l'immortalità per aver compiuto un atto di disobbedienza nei confronti di un limite che Dio ha posto loro, e perdono l'immortalità e vengono appunto cacciati in qualche modo dal paradiso terrestre e costretti a vivere nel dolore e via di questo passo. E lui dice proprio questo è il tema in fondo che ha affrontato Anassimandro, che si chiese però dietro a questo racconto che sembra avere un senso, no? Hai compiuto un atto di lupus e pagherai. In realtà dietro c'è un problema filosofico drammatico. Come può perire qualcosa che ha diritto ad esistere? Perché la domanda filosofica è questa. Come è possibile che ciò che è stato posto nell'essere non venga garantito nella permanenza nell'essere? Questa è la domanda. È una domanda complicata, molto, molto difficile, perché è facile rispondere con un mito, no? Appunto, c'è una prevaricazione, c'è un atto di disobbedienza e c'è una punizione. E la punizione è la vita che farai. Ma c'è una domanda, un quesito filosofico a monte. Ma perché l'esistenza non è garantita nel suo permanere? Questa è la domanda di fondo. Da cosa nasce quell'incessante divenire generale, quell'espressione di spasimo sul volto della natura? Oh, chiedo scusa. Quell'espressione di spasimo sul volto della natura, quel funereo interminabile lamento in tutti i regni dell'esistenza. Da questo mondo dell'ingiustizia, della proterva caduta dall'unità originaria, Anassimandro trova scampo. Dove? In una rocca metafisica, da cui sporgendosi lascia spaziare lo sguardo nelle lontananze, per uscire infine in queste domande a tutti gli esseri. Che valore ha la vostra esistenza? E se nulla ha valore, che scopo esistete? Per vostra colpa indugiate nell'esistenza, con la morte dovete espiarla. Ecco, questa è la spiegazione. C'è una colpa, e la colpa è dell'individuo che hanno voluto determinarsi, e questa colpa appunto la dovranno espiare. Guardate come appassisce la vostra terra, scemano i mari e si dissecano, la conchiglia sui monti dimostra fino a che punto essi si sono già inariditi. Già il fuoco sta distruggendo il vostro mondo, si dissolverà infine tutto in fumo, ma sempre di nuovo tornerà a edificarsi un siffatto mondo della caducità. Chi riuscirebbe mai a redimervi dalla maledizione del divenire? Il divenire, nascere, morire, mutare, cambiare, la pluralità, sono una maledizione, sono il problema filosofico fondamentale, perché appunto caratterizzati dai limiti che abbiamo detto prima, ma l'aveva detto prima Schopenhauer. Non a caso viene citato Schopenhauer da Nietzsche. Nietzsche in questa fase è ancora molto influenzato dalla filosofia pessimistica schopenhaueriana, poi la supererà, ma ancora è molto influenzato. Non a caso cita questo passo di Palermo, Paralipomeno, un'opera del 1851 di Schopenhauer, in cui Schopenhauer dice appunto fondamentalmente la stessa cosa. Il retto giudicare, il retto criterio per giudicare ogni uomo sta nel vedere in lui un essere che non dovrebbe affatto esistere,
ma che sconta la sua esistenza con molte specie di dolori di morte. Che cosa ci possiamo attendere da un tale essere? Non siamo forse tutti peccatori condannati a morte? Noi espiamo la nostra nascita in primo luogo con la vita e secondariamente con la morte. Ecco, questa è la visione che... E quindi, insomma, da questa lettura di Anassimandro, Nietzsche però fornisce, come dire, una sorta di interpretazione, che consiste in questo: non solo questa accentuazione posta sul carattere di tracotanza degli esseri finiti, ma l'aver creato un riparo metafisico in questo Aperon. Infatti dice: da questo interrogativo su perché vivere ci si riesce a salvare solo attraverso possibilità mistiche. L'eterno divenire può avere la sua origine unicamente nell'eterno essere. Le condizioni della caduta da quell'essere in un divenire, nell'ingiustizia, sono sempre le stesse. E tutto ha senso in quanto sgorga dal grembo dell'indeterminato. La lettura, vale a dire, che Nietzsche propone di Anassimandro, è quasi una lettura dualistica. Da un lato c'è un Aperon, l'indeterminato, questa rocca metafisica nella quale ci ripareremo, e dall'altro ci sono gli individui impermanenti destinati appunto a soccombere. Però tutto ritornerà là. E questo resta. Questo Aperon è l'essere. È un essere eterno, immutabile e intrasmutabile. È una visione, come dire, forzatamente dualistica di Anassimandro. Appunto, questi due mondi, il mondo dell'impermanenza e il mondo della permanenza, che in qualche modo convivono. Dal doppio mondo di Anassimandro è l'unico mondo del divenire di Eraclito. Ecco, la lettura di Eraclito da parte di Nietzsche è una lettura molto suggestiva, come vedrete. Intanto perché dice che Eraclito, dinanzi a questo carattere contraddittorio dell'esistenza, sceglie di rifuggire da spiegazioni di tipo mitico, rifiuta la logica della colpa, rifiuta la logica della caduta, accetta il divenire. La realtà questo è divenire. Tutto scorre, tutto è soggetto a una continua trasformazione. Ma il divenire che appunto esamina Eraclito non è in questo senso un divenire inaccettabile, perché non ha visto nel divenire la sofferenza, l'atrocità, il male. Ha visto nel divenire normatività, certezze indefettibili, vie del diritto sempre uguali. E l'intero mondo appare come lo spettacolo di una giustizia dominatrice, di forze naturali demonicamente onnipresenti. Non ho veduto, direbbe Eraclito, non ho veduto la punizione del divenuto, bensì la giustificazione del divenire. Però, insomma, nega la dualità dei due mondi, di due mondi diversi, che appunto Anassimandro era stato costretto ad ammettere. Però il prezzo di questa negazione fu molto chiaro, molto preciso: negare l'essere in generale. Non esiste l'essere. Non c'è una sostanza da nessuna parte, una sostanza che permanga. Questo unico mondo che egli lasciò sussistere, dice Nietzsche, custodito da una cintura
di eterne leggi non scritte, abbandonato al flusso e riflusso del bronzo pulsare del ritmo, in nessun luogo mostra un permanere. In nessun luogo mostra una indistruttibilità, una diga nella fiumana. E quindi altro non vedo che il venire, cioè Eraclito, Eraclito dice: non lasciatevi ingannare, siete voi uomini che non riuscite a vedere, perché avete lo sguardo corto, che non c'è nessuna permanenza. E scambiamo i nomi delle cose che ci sembrano stabili per l'essenza delle cose. È il nome che permane, non la realtà. Ma cos'è questo divenire? E da che cosa deriva questa continua, questo incessante movimento e trascorrere della realtà? Deriva appunto da una contesa, da una lotta, da una guerra che anima appunto le cose. Ma dice, l'eterno e unico divenire, la totale precarietà di ogni reale che sempre unicamente agisce, diviene e non è, costituisce, come insegna Eraclito, una rappresentazione terribile e sconcertante. Vedete, la realtà è, agisce, diviene e non è. È una, sembra quasi una contraddizione in termini. Agisce, e qui c'è il riferimento senz'altro di Schopenhauer, nel senso che lo Schopenhauer del mondo come volontà e rappresentazione parla proprio del mondo, della realtà, usando il termine Wirklichkeit per dare l'idea che la realtà non è statica, ma è il prodotto di cause e effetti, di azione e reazione. Cioè la realtà è qualcosa che è teatro di azione e reazione di forze, non di leggi, di forze. Ed eccole qua, il divenire è, il divenire che cos'è? È il reale che agisce, è quest'azione, è quest'azione appunto in senso schopenhaueriano, qui diviene e al contempo non è, che è una contraddizione. E di fronte appunto a tutto questo, lui coglie in questo carattere contraddittorio il ruolo che ha proprio la contesa interna alla realtà. C'è un polemos che anima le cose, un guerreggiare interno alla realtà. Il divenire, d'altro canto, Eraclito l'aveva definito come, è vero, il prodotto di due opposti, l'essere e il non essere. Ecco, nella lettura che Nietzsche dà di Eraclito, noi abbiamo una realtà scissa, lacerata, e quindi, come dire, sofferente, perché non è semplicemente una realtà mobile, è una realtà guerreggiata al suo interno da opposti che esistono l'uno in quanto esiste l'altro, ma che sono in una lotta l'uno con l'altro, in cui ogni opposto tende a prevaricare, a prevalere sull'altro. Per cui è una visione, come dire, questa lettura della contesa interna alla realtà è una lettura di una realtà contraddittoria nel senso vero del termine, perché è lacerata, scissa e guerreggiata da forze contrastanti. Ecco, una qualità entra di continuo in discordia con se stessa e si divarica nei suoi opposti, di continuo questi opposti cospirano nuovamente l'uno con l'altro. Però dice, questo è la grande Grecia, la grande Grecia dice in fondo è il costante dietro a questo divenire e questa contraddizione, questa lotta degli opposti, noi ritroviamo il costante signoreggiare di una giustizia unitaria, rigorosa, vincolata alla legge eterna. È la buona Eris di Esilodo, trasfigurata in principio cosmico. È il pensiero agonale dei singoli greci e dello Stato greco trasferito, è vero, da, appunto dalla città al piano della massima universalità. Per cui in realtà appunto questa contesa, appunto di cui Eris di Esiodo
rappresenta appunto la contesa, diventa un principio cosmico. Certo, la realtà è tiranneggiata da questo. E allora vedete come il mito di questa contesa che provoca competizione tra gli opposti, prevaricazione di uno con l'altro, diventa una norma. Una norma che è esteticamente accettabile. Non lo è forse per chi è dentro la realtà, che ci sta male, ci vive male, ma che in qualche modo è il costante signoreggiare di una giustizia unitaria. E d'altro canto, cosa c'è dietro tutto questo? Ciò che gli uomini comuni non riescono a vedere, ciò che il pensiero comune non riesce a vedere. Il cosa gli uomini non riescono a vedere? Il mondo è il gioco di Zeus. O per esprimermi in termini fisici, il gioco del fuoco con se stesso. Quindi, e come giocano il fanciullo e l'artista? Gioca il fuoco sempre vivente, costruisce e distrugge con innocenza. E questo gioco gioca leone con se stesso, trasmutandosi in acqua e terra, somiglianza di un fanciullo, innalza cumuli di sabbia sul lido marino, ammonta e fa ruinare. Di tempo in tempo riprende di nuovo il gioco. Un attimo di sazietà, poi lo riafferma nuovamente il bisogno, così come il bisogno costringe l'artista a creare. Non è impietà, bensì il sempre risorgente impulso del gioco chiama altri mondi alla vita. Talora il fanciullo getta via il suo trastullo, ma ecco che subito ricomincia con essere innocente. Appena però costruisce, con nette, incastra e foggia, a misura di norme e secondo le sue interiori regole. Cos'è allora questo divenire scisso, lacerato, massacrato al suo interno? È il gioco del grande fanciullo dei mondi, Zeus. È un gioco di questo dio, abbiamo detto, incurante e immorale, che non persegue fini, che non ha uno scopo da raggiungere, ma che è sovrabbondante. E lo paragona appunto a questo Eone, l'Aion, che è in fondo è il tempo vitale, diciamo l'eternità in questo caso. È come dire, l'universo è questa eternità che gioca riproducendosi, non attenta, diciamo così, a quello che il gioco produce, nel senso che il gioco di un bambino innalza cumuli e distrugge cumuli. Il gioco di un bambino costruisce e distrugge, poi smette di giocare, poi riprende il gioco. Però c'è, come dire, cosa vuole sottolineare Nietzsche? In questo gioco che il bambino compie, è vero che noi vediamo nascere e morire, però in qualche modo vediamo anche questa ricchezza della vita. In qualche modo la vita diventa appunto il prodotto di un gioco, non di una punizione. Non c'è la punizione di chi diviene o di chi nasce, c'è un gioco. Soltanto l'uomo esteta riguarda in questo modo il mondo. Il filosofo, esteta filosofo, in fondo dirà che il filosofo è il poeta che coglie il gioco del grande fanciullo che gioca con il mondo, Zeus. Lui che nell'artista e nel nascere dell'opera d'arte ha appreso come la contesa del molteplice può portare in sé enorme diritto. Come l'artista sia contemplativamente al di sopra e all'interno dell'opera d'arte. Quindi la contesa del molteplice è enorme diritto, necessità e gioco, conflitto e armonia che si trovano contemporaneamente insieme. In qualche modo toglie al macabro spettacolo, insomma, questa litania di sofferenza della realtà, toglie il fatto che ci sia una ragione per cui c'è la sofferenza e il dolore. La sofferenza e il dolore sono parte integrante di questo mirabile gioco di un dio bambino
appunto, che non persegue finalità morali. È la ricchezza della vita, direbbe appunto Nietzsche. È Eraclito, no, in Eraclito non c'è insomma questa visione. Eraclito non è l'eris che dà la norma alla realtà, è logos. Non c'è la prevaricazione che lui coglie e non c'è nemmeno l'idea del gioco, almeno nei frammenti che abbiamo letto. Certo, c'è Eraclito che gioca con i bambini, però in questo caso Nietzsche ha preso questa immagine, insomma, di Eraclito che ha lasciato la città di Efeso e si è ritirato nel tempio di Artemide a giocare con i bambini, la rielabora e diventa appunto l'immagine di questo dio bambino che gioca con le pietruzze, e questo gioco innocente del bambino è paragonabile all'esistenza del mondo e alla sua precarietà e caducità. Così come le pietre cadono, così siamo nella nostra esistenza. Bene, come invece ha risposto Parmente a tutto questo? È molto tardi, eh? No. Ditemi voi, come ha risposto Parmente a tutto questo? Parmente ha, come dire, dinanzi alla risposta che ha fornito Eraclito, ripara invece nella affermazione dell'essere, privandolo completamente di ogni sua molteplicità, movimento, cambiamento, trasformazione. Quindi, come dire, in un essere massimamente astratto, immobile, finito, compiuto, imperituro, ingenerato, come dire, in un essere, come lui dirà tra poco, assolutamente tautologico. La realtà è tautologia, è essere uguale ad essere, altro non c'è all'interno dell'essere. Ecco, e definisce Parmenide esangue. Esangue perché deve, per salvare l'essere, deve privarlo della sua ricchezza, della sua varietà, della sua molteplicità. Ed ecco, appunto, dice, può essere qualcosa che non è. L'unica forma di conoscenza alla quale riserviamo un'incondizionata fiducia è l'autologia A uguale ad A. L'essere è essere, è essere, è essere, e non c'è altro, c'è questo essere che non ha dentro nulla, dice il Nietzsche che legge per me, non ha dentro, ha dovuto togliere, svuotare, lì c'era un guscio vuoto, lo ha privato della varietà, dei profumi, dei colori del mondo, perché è questa varietà che nasce e che muore, quindi non esiste, è apparenza. Ecco, si immerse allora, dice, nel gelido bagno delle sue tremende astrazioni e segue, no, tutto l'elenco del perché l'essere deve, non deve divenire, eccetera. È indivisibile, è immobile, che vi risparmio per andare un po' avanti. Ecco, e conclude dicendo che quindi tutte le percezioni sensibili, secondo le quali appunto la realtà è ricca, è molteplice, varia, si trasforma, cambia, è solo illusione, sono solo illusorie. Quello che noi vediamo in realtà non esiste. E l'illusione principale sta appunto nel creare la falsa apparenza, che anche il non essente sia, e che anche il divenire abbia un essere. Quindi tutta la molteplicità e tutta la varietà del mondo, noto in termini di esperienza, le sue qualità, vengono gettate da parte come mere parvenze e illusioni. Solo nelle più pallide astratte universalità, nei gusci vuoti delle parole più indeterminate, deve un albergare la verità, come in una trama di fili di ragno.
e accanto a una siffatta verità era seduto il filosofo, esangue, egli pure, al pari di un'astrazione, e imbozzolato completamente in una ragnatela di formule. Il ragno vuole il sangue delle sue vittime, ma il filosofo Parmenideo odia precisamente il sangue delle sue vittime, il sangue dell'empiria da lui sacrificata. Deve per forza negare il divenire, la molteplicità. Non riuscirebbe a spiegarsi altrimenti le cose. E quindi immagina una preghiera che Parmenide leva agli dèi: solo una certezza vi concedetemi, tutto quanto diviene, tutto quanto è opulento, variopinto, fiorente, illusorio, magliante, vivente, tenetevelo pure per voi, a me date soltanto l'unica povera vuota certezza di essere. E mostra come questa fuga non fosse paragonabile a quella propria della filosofia indiana, eccetera, e appunto ribadisce che invece è proprio, quindi non c'è un fondo religioso, non è la fuga da un mondo caduco per credere in un altro mondo diverso, eccetera, no, è proprio l'assenza di profumo, di colore, di anima, di forma, la totale mancanza di sangue, di religiosità e di fervore etico, l'astrattamente schematico di un greco e soprattutto la tremenda forza di quel tendere alla certezza in un'età di pensiero invece molto diverso, molto mitico e molto fantasioso. Concedetemi appunto solo questa certezza, dice appunto. Ecco, e siccome in nessun luogo questo l'esperienza gli dava conferma che quell'essere così astratto che lui aveva pensato fosse, come era nel suo pensiero, giunse a inferire una conclusione terribile, dice, la più astratta possibile, che l'essere si identificasse col pensiero. Vorrei soltanto, mi è venuto in mente, attraverso questa interpretazione, un film che è Il cielo sopra Berlino, di Wenders, in cui appunto in una Berlino appena uscita poco dalla guerra si immagina che alcuni angeli scendano, è vero, e si affianchino agli uomini, ad alcuni uomini, per appunto assisterli, seguirli. Il film mostra la realtà letta dal punto di vista degli angeli, e quando sono gli angeli che vedono la realtà in bianco e nero, perché gli angeli sono perfetti, sono esangui, secondo questa interpretazione di Parmenide, diciamo così, cioè non vedono i colori, e invece quando il mondo è visto, no, dal punto di vista degli uomini, degli esseri umani, è a colori, perché gli uomini sono incasinati, insomma, no? Contraddittori, piangono, soffrono, vedono cose, eccetera. A un certo punto gli angeli sono richiamati, devono ritornare, è vero, nella sede celeste. Alcuni di essi faranno una scelta incredibile, sceglieranno di rimanere con gli uomini, preferiscono rinunciare all'immortalità perché i colori, i profumi ammaglianti del divenire pur caduco e mortale sono preferibili a quella perfezione che però non ti permette di cogliere questa ricchezza, eccetera. Salto un po' di cose, faccio un rapidissimo riferimento ad Anassagora, però salto la parte su Parmenide e su Zenone, e vado ad Anassagora molto molto rapidamente perché è molto tardi. Cosa mette in luce di Anassagora? Anassagora era un filosofo chiamato pluralista o che faceva parte appunto dei cosiddetti fisici posteriori. Anassagora viene interpretato in questo modo da Nietzsche, ecco, che secondo lui, secondo Nietzsche, il vero essere
indicato da Anassagora, cioè i semi, le omeomerie, in realtà non sono già la, come dire, non sono la sostanza primigenia, perché all'origine di tutto vi è il caos in cui esistono appunto queste eterogenee esistenze elementari che sono appunto i semi e che sono mescolate in un'assoluta commistione all'interno appunto di questo guazzabuglio assoluto, come lo chiama Nietzsche, in cui questi semi stanno tutti insieme, sminuzzati come in un mortaio, queste esistenze elementari disintegrate in atomi di polvere. Ecco, sono, c'è un mondo, in qualche modo, un caos, un assoluto guazzabuglio, in cui le particelle elementari, che secondo la lettura tradizionale di Anassagora sono l'essere, dove stanno appunto mescolate e disintegrate in atomi. Cosa fa sì che da quel caotico magma dello stato originario, anteriore a ogni movimento, derivi il mondo presente con le sue orbite regolari, con le forme normativamente coerenti delle stagioni, dei giorni, come ha origine dal caos, il cosmo, insomma, in qualche misura. E dice Anassagora teorizza come strumento il nous. E la sua meta sarebbe quella di separare i semi tra di loro, una meta mai completamente raggiunta, poiché il disordine e il miscuglio originario erano infiniti. Quindi non c'è nemmeno in Anassagora, come dire, un ordine originario, c'è anzi disordine, c'è un guazzabuglio infinito, in cui c'è però un nous che ha questa funzione di portare in qualche modo il miscuglio verso una qualche forma di compiuta separazione. Ecco, e cos'è questo appunto, cos'è questo nous, cos'è questo, che funzione ha questo nous? E lui dice, riesce attraverso di esso a spiegare appunto come abbia origine il cosmo ordinato senza dover ricorrere a un principio religioso. E lo fa appunto attribuendo a questo nous, che ha il privilegio dell'arbitrio e che quindi non ha alcun dovere e neppure ha uno scopo da perseguire, il compito di ordinare l'universo. È un sublime pensiero ricondurre quella magnificenza del cosmo e il meraviglioso ordinamento delle orbite astrali a un moto puramente meccanico. Non c'è bisogno di un Dio. E per così dire, ad una figura matematica in movimento, dunque non già alle intenzioni, alle mani invadenti di una macchinosità divina, bensì unicamente a una sorta di vibrazione alla quale basta soltanto avere inizio per essere nel suo corso necessaria e terminata. Ecco, il nous ha il privilegio dell'arbitrio. Può cominciare quando gli pare, dipende da sé, mentre tutto il resto è determinato dall'esterno, non ha alcun dovere e quindi nessuno scopo. E anche qui, vedete, abbiamo a che fare con una sorta di spirito di intelligenza che non persegue finalità etiche né religiose. Lo spirito agisce in proprio arbitrio. Ecco, questa volontà libera può essere pensata come senza scopo, pressappoco, alla stessa maniera del gioco fanciullesco di cui abbiamo parlato prima con Eraclito, o dell'impulso artistico al gioco. E sarebbe un errore appunto pretendere da Eraclito che vi fosse una qualche teleologia, visione teleologica in tutto questo. L'ordine e il finalismo delle cose sono nulla più che il diretto risultato di un moto ciecamente meccanico. Quindi è una straordinaria, dice, filosofia, perché riesce a evitare, insomma, di ricorrere a spiegazioni estrinseche. E soltanto per produrre questo motto
per evadere una buona volta quando che sia dalla mortale quiete del caos, Anassaura suppone un uso arbitrario unicamente dipendente da sé. E proprio pensava questo, che potesse agire incondizionatamente, in modo non determinato, senza guida di cause e di fini. Ecco, e ecco qua, diciamo, diamo la conclusione, che è questa. Anche lo spirito in Anassaura è un artista, cioè il genio più possente della meccanica e dell'architettura, che coi mezzi più semplici crea le forme, le orbite più grandiose, per così dire un'architettura volubile, ma sempre prendendo le mosse da quell'arbitrio irrazionale che si annida nel fondo dell'artista. Ecco, per cui, esattamente in coerenza con tutto il pensiero che abbiamo visto snodarsi, svilupparsi nel corso di questa interpretazione, anche Anassaura, in qualche modo, risponde alla domanda fondamentale, sostenendo il divenire non è un fenomeno morale, ma è puramente un fenomeno di natura artistica, cioè ha un senso, una giustificazione di natura artistica. Ecco, questa è l'interpretazione di Nietzsche. Mi permetto una conclusione, giusto per come dire, ragionare di più su questo problema. Dice Nietzsche, se noi non facciamo così, se non troviamo questo tipo di giustificazione, cadiamo nel rischio che la vita giunga ad odiare se stessa. E sempre in quel testo, che è il tentativo appunto di autocritica, dice questo: l'odio contro il mondo, altrimenti. Se noi non lo salviamo in qualche modo al mondo, magari esteticamente, dandogli questa giustificazione, l'odiamo. L'odio contro il mondo, la maledizione delle passioni, la paura della bellezza e della sensualità, un al di là inventato per meglio calunniare l'al di qua, in fondo un'aspirazione al nulla, al riposo, alla fine, al sabato dei sabati. Tutto ciò, come pure l'assoluta volontà del cristianesimo di far valere solo valori morali, mi parve sempre la forma più pericolosa e sinistra di tutte le forme possibili di una volontà di morte. O almeno un segno di profondissima malattia, stanchezza, di malessere, esaurimento, impoverimento della vita. Già che di fronte alla morale, la vita deve sempre avere torto, costantemente torto. Dato che la vita è qualcosa di essenzialmente immorale, e la vita deve, infine, schiacciata sotto il peso del disprezzo e dell'eterno no, essere sentita come indegna di essere desiderata, come prima, priva di valore in sé. Ecco, questo è, come dire, la conseguenza se noi non vogliamo la vita con la capacità plastica dell'artista tragico. Ma non c'è ombra di dubbio che è una bella sfida questa. Mi è venuto per associazione, non so se è un'associazione sensata, ma mi è venuto spontaneo pensare a un testo letterario straordinario, ai demoni di Dostoevskij, e in particolare a una figura, a uno dei demoni, che è l'ateo Kirillov. Perché Kirillov fa una cosa del genere, come dire, cioè la rivolta, la conquista della libertà negando Dio. Però vorrei farvi leggere con che dolore acquistiamo la libertà. Diventa una libertà dal nulla. Dice questo, posso leggerlo questo testo perché è molto bello. Dice che Kirillov ascolta una grande idea. C'era sulla terra un giorno e in mezzo alla terra stavano tre croci. Uno sulla croce credeva al punto che disse all'altro: tu sarai oggi con me in paradiso. Il giorno finì, tutti e due morirono, andarono e non trovarono nel paradiso né la risurrezione. Non si avverava ciò che era stato detto.
Ascolta, quest'uomo era il più alto su tutta la terra, costituiva ciò per cui essa doveva vivere. Tutto il pianeta, con tutto ciò che è sopra di esso, senza quest'uomo non è che una pazzia. Non c'è stato né prima né dopo di lui uno simile a lui, e non ci sarà più mai fino al miracolo. In ciò appunto sta il miracolo, che non c'è stato e non ci sarà mai uno simile. E se così è, se le leggi della natura non hanno risparmiato nemmeno questo, non hanno avuto pietà nemmeno del proprio miracolo, ma hanno costretto anche lui a vivere in mezzo alla menzogna, a morire per la menzogna, vuol dire che tutto il pianeta è menzogna e sta sulla menzogna, su una stolta illusione. Vuol dire appunto che tutto è un inganno. A che dunque, a che scopo dunque vivere, rispondi, se sei un uomo? E Chirillo sceglie di uccidersi. Coerentemente sceglie di uccidersi. E io ho scritto sotto: la libertà conquistata a prezzo del nulla. È libertà, so. Oppure Nietzsche dice Dioniso contro il crocifisso. Perché Dioniso, appunto, il Dio, Dioniso è quello, è colui il quale incarna quell'ebbrezza surrumana ed estatica che si alimenta di dolore pur essendo semplice celebrazione di gioia. Queste sono alcune delle possibili risposte all'enigmatica domanda sul senso della vita. Grazie. Consenso, intanto ringraziare la collega per avermi fatto ripensare ad altri momenti della mia vita, e volevo dire due pillole che magari l'anno prossimo, se la professoressa Colla permetterà, potrebbero diventare un mio dono dei classici a proposito appunto dei cosiddetti presocratici. E la prima pillola è una specie di metafora mia. Si parla sempre, no, di amori giovanili che poi si lasciano per amori più maturi. Ecco, fra i miei amori filosofici giovanili c'erano appunto Nietzsche e Heidegger, il figlio di un pastore protestante della Sassonia, Nietzsche, e il figlio di un sagrestano cattolico di Meschirch sul lago di Costanza, nella Germania meridionale. E uno nasce quando l'altro muore, presso poco. Nietzsche muore nel 1900, Heidegger nasce nel 1889, quindi non si potevano conoscere direttamente, e Nietzsche è stato per quasi metà del XX secolo considerato soprattutto uno scrittore, un letterato, un poeta. Forse molti di voi conoscono quel famoso poema sinfonico di Richard Strauss, Così parlò Zarathustra, che è appunto un'interpretazione, Nietzsche ancora vivente quando Strauss compone quest'opera, e che è appunto una visione letteraria. Oppure la citazione nicciana di 2001 di Odissea nello spazio, che comincia con appunto Zarathustra e finisce con il superuomo che nasce. E Heidegger pubblica nel 1960 due volumi di lezioni su Nietzsche tenute in diversi corsi universitari, e fa di Nietzsche un filosofo degno di essere studiato, come appunto ha dimostrato la nostra collega stasera, alla pari di un Aristotele, di un Platone, di un Tommaso, di un Kant, eccetera, eccetera, fra i grandi pensatori. Heidegger diceva che i grandi pensatori fanno grandi errori, i piccoli pensatori dicono piccola verità, ed è meglio un grande errore di una piccola verità, nel senso che i grandi fanno sempre pensare, Nietzsche è certamente un grande. Questa è una prima, diciamo, pillola di ricordo mio personale, suo autore che ho studiato. La seconda, diciamo, pillola, sperando che diventi un dono dei classici l'anno prossimo, riguarda il nesso fra Parmenide e lo sbarco in Normandia. Potrebbe anche essere un titolo accattivante. Affatti, no, c'è un nesso, però non è un caso. È un titolo, sapete che i titoli devono sempre richiamare il pubblico. E fra nella Parigi degli anni 30 e 40,
Socrata vi erano due correnti, ce n'erano tante, ma due correnti filosofiche che si incontravano, si scontravano, a volte andavano a braccetto, a volte facevano a pugna, facevano box. L'esistenzialismo e, chiamiamolo, il marxismo francese. E Jean-Paul Sartre, per esempio, è stato uno di questi personaggi. Fra i tanti intellettuali, pensatori, letterati, scrittori che appunto circolavano a Parigi, vi era un professore di filosofia di liceo che si chiamava Jean Beaufré, il quale, come molti altri, come Merleau-Ponty, eccetera, aderì anche alla lotta di liberazione contro i tedeschi, insomma, partecipò ai Maquis che sotto la guida da Londra di De Gaulle, insomma, combatterono i tedeschi. E lui scrive, poi io ho fatto la tesi su questo autore, ecco perché lo cito, appunto Amore giovanile, e lui scrive in un suo articolo che il 6 giugno del 1944, cioè quando gli americani sbarcano e quindi finalmente arriva la liberazione, mi sorprende mentre sto leggendo Parmenide. Questo deriva dal fatto che, sto leggendo Essere e Tempo di Heidegger. Leggendo Essere e Tempo di Heidegger, Beaufré entra in dialogo con Heidegger, gli scrive, Heidegger era, e noi lo sappiamo oggi in maniera molto più radicale, convintamente nazista, e ebbe un processo dopo la guerra, eccetera. No, Beaufré partecipava alla resistenza, cioè era da, diciamo, dalla parte opposta. Che Heidegger fosse nazista però lo si è scoperto in realtà parecchi anni dopo anche la sua morte, e vedremo che c'è nella pillola che dirò l'anno prossimo, che c'è anche un nesso fra il suo pensiero e anche quello di Nietzsche e alcuni aspetti del nazismo. E Beaufré appunto comincia un carteggio con Heidegger e Heidegger dice leggi Parmenide, e Beaufré scriverà appunto un saggio su Parmenide. E il Parmenide di Heidegger e di Beaufré è un Parmenide che rovescia l'interpretazione nietzschiana, sostanzialmente dicendo che Eraclito e Parmenide dicono la stessa cosa, perché potremmo dire nella lettura di Heidegger e di Beaufré, che però non è la mia, nel senso che contro citare gli altri conta dire quello che si pensa, l'essere non è un essere vuoto, ma io parlando agli studenti liceali per tradurre in termini comprensibili, è una specie di grande pongo in cui appunto tutto diviene ma tutto rimane quello che è, come appunto finito di modellare un pupazzetto di pongo, rimetto il pongo nella scatola e torno un essere che è pieno, infatti Parmenide usa il termine pieno a un certo punto in uno dei suoi frammenti. Chiudo queste pillole introduttive citando anche un film che è il contrario di quello di Wenders a proposito di Bianco e Nero e Colori. Bellissimo film quello di Wenders, c'è Peter Falk che fa se stesso, tra l'altro, no? Che è un angelo che ha scelto di essere uomo. Sempre molto prima di Cielo sopra Berlino, negli anni 60, Andrei Tarkovsky filma Andrei Rublev, un film che uscirà poi per ragioni di censura molti anni dopo. Film, chi l'ha visto, La vita di questo pittore monaco del 400. Il film è tutto in bianco e nero, fino a quando, diciamo, il protagonista, dopo una lunga crisi dovuta alla guerra, alle torture, a quello che vede di morte, di mai, di dolore nel mondo, sembra perdere la fede, poi la recupera grazie a un fanciullo, così ricordiamo il fanciullo di Eraclito, riprende a dipingere e gli ultimi 4-5 minuti di un film che dura 3 ore e mezzo, 3 ore e 40, sono a colori, e vengono riprese gli affreschi e le icone che ci sono a Vladimir, a Mosca, insomma nei luoghi dove Rublev ha effettivamente dipinto. E io leggo al contrario, diciamo, del film di Wenders, come la vita terrena in bianco e nero, il paradiso invece è il mondo a colori. E con questo mi ci sta. Ci sta. Chiedevo a Campanini che presto. Sì, ma adesso lei, io l'ho detto, io ho fatto. Dica. No, capito, però. Ma se provochi. Ti assumi la risposta. Dica. Chiedevo questo, se io è la seconda volta che partecipo, no? Stasera credo che ci siano stati degli argomenti particolarmente interessanti e soprattutto chiamiamoli esistenziali.
A me piacerebbe alla fine che ci fosse uno spazio, soprattutto per i giovani che vedo qui che ci sono, per sapere come ci si trovano dentro, perché la filosofia fondamentalmente poi deve servire a questo. Non tanto è importantissimo, ed è stata bravissima la Cristina nel dire l'interpretazione di Nietzsche sui presocratici, ma alla fine la filosofia deve servirti quotidianamente, no? Deve essere uno strumento, deve essere un attrezzo, deve essere una chiave inglese per quotidianamente confrontarti con la tua realtà, no? Per cui a me interesserebbe molto che non ci si salutasse alla fine di tutto questo, noi non se ne andasse con la propria idea, ma soprattutto i giovani potessero confrontarsi con queste problematiche che sono veramente quelle nelle quali ci si può costruire, io credo, e per le quali anche facciamo questi incontri. Grazie. C'è un giovane che dice qualcosa? Proprio perché, guarda. Una giovane, perché c'è stata la mia sentenza. Ma io no, vabbè, io no, ovviamente questa è una lezione che avevo già fatto, quindi io, per quanto riguarda la mia opinione, concordo di più con la visione del mondo a colori, quindi poi è una cosa personale. Secondo me concordo anche con la filosofia come mezzo per vivere, nel senso come strumento da applicare ogni giorno. Però io credo che la visione di Nietzsche non sia neanche troppo forzata, cioè io ritrovo di più la visione di Nietzsche che vede tutto come un divenire, quindi io poi tra Eraclito e Parmenide condivido molto di più la visione di Eraclito, siamo e non siamo, negli stessi fiumi scendiamo e non scendiamo alla fine. Però cioè, secondo me è anche il mondo di oggi alla fine, se prendiamo anche come si evolve velocemente la stessa società, che è un continuo cambiare, appunto un continuo divenire, applicare la visione di Parmenide alla società di oggi non mi sembra possibile. Mi ritrovo molto di più in un Eraclito che afferma e al tempo stesso non afferma, però la stessa visione di Eraclito alcuni, per esempio alcuni miei compagni, l'avevano definita contraddittoria, perché com'è possibile che lei aveva fatto l'esempio della sigaretta che ci è rimasto molto impresso, la sigaretta è matrice, esatto, e poi non è già più, però secondo me è quella che più, poi io la sento più mia, nel senso che anche per il mio vissuto. E invece Parmenide, sì, me lo ritrovo molto nelle parole di Nietzsche, esangue alla fine, svuota completamente quello che è il mondo. Siamo cioè, alla fine penso che il mondo non sia una cosa vuota, e condivido, ho apprezzato molto anche il suo riferimento al film degli angeli che preferiscono la vita a colori piuttosto che la vita in bianco e nero, perché alla fine dei conti sono le sfumature che rendono una vita, secondo me, degna di vivere. Mi fa dire una cosa. Vado io, ma velocissimo. Io volevo prendere un po' le distanze contro questa sua affermazione, ripresa anche dalla ragazza, circa la valenza, come dire, strumentale della filosofia. Cioè, come a dire che siamo tutti un po' oggi nella società tecnologica ammalati di questa malattia, cioè nel ritenere che ogni cosa debba essere utile per qualche cosa, immediatamente, senza alcuna mediazione, né logica né di pensiero. Io credo che se studiamo la storia della filosofia non troviamo una risposta che vada bene per la tua vita, ma se leggi i filosofi trovi quell'arricchimento personale per la tua crescita che ti fa affrontare i temi e i problemi della vita con un'ottica molto più aperta e più approfondita, senza l'illusione di trovare il passepartout che ti apre tutte le porte. Le porte le devi aprire tu. Quello indubbiamente, però io penso che... Non parlare lui, scusate, che ha alzato la mano. No, prego. Premesso che io all'università ho studiato prevalentemente diritto civile e costituzionale, che poi ho passato tutta la vita nel mondo dell'impresa commerciale e finanziaria.
Però io, ecco, quando sento, sento questi discorsi sui presocratici, sulle teorie che stanno là, e poi leggo dei libri della fisica moderna sulla nascita dell'universo, allora non sono tanto d'accordo con lei, men che meno col signore, ma anche con lei, quando, perché se si legge, se si leggono questi libri di fisica moderna che tendono a spiegare la nascita dell'universo solo come un gioco di pressioni, di tante temperature, a noi inconcepibili, no? che non sono, di cui noi non possiamo neanche capacitarci, perché vengono espresse con numeri lunghissimi, mi chiedo, e questo spiega, mi chiedo se non è meglio leggere di fisica, perché la filosofia a un certo punto, che cosa, cioè i valori, i temi classici della filosofia, che poi molto hanno confinato con le religioni, con la nascita, eccetera, quando se lei legge, se qualcuno legge quei libri di quel neurologo che spiega, non spiega, avanza dei dubbi, come il fatto stesso che l'uomo nutra un pensiero religioso sia la produzione di un qualche fenomeno nel cervello. Io adesso non so spiegare perché l'ho detto, mi sono occupato di però effettivamente viene da pensare, ecco, che si viva in un senso, cioè che siano falsi problemi. Grazie. C'è un attacco alla filosofia qui. Sì, io dobbiamo dare una posso dire una cosa? No, a me era venuta in mente la frase di Galilei quando l'aveva detta lei stessa, che la scienza spiega come si va in cielo, non perché ci si va. E qui, cioè, Galileo dice come vanno i cieli e non come no, si va mi in ricordo cielo. Che sì, un po' diverso. Esatto. No, però ecco, secondo me la scienza e la fisica alla fine non danno una, magari indubbiamente dare una spiegazione al senso della vita, tutte queste domande, che ovviamente sono domande più grandi di noi, sono un bisogno dell'uomo. Io questo l'ho sempre pensato e credo che lo penserò sempre. Però io credo che la scienza non possa arrivare a dire e a dare spiegazioni che invece la filosofia ci fornisce. Cioè la filosofia alla fine è una cosa molto, cioè è una scienza, cioè non so neanche come definirlo, cioè la filosofia è una cosa e la scienza è un'altra. Cioè la scienza per me non mi dice perché la mia esistenza ha un senso o non risponde appunto all'interrogativo perché ciò che è posto nell'essere poi non è garantito nell'essere. Quindi secondo me la filosofia arriva dove non arriva la scienza. Poi queste sono opinioni. Prego. Io non sono molto. Ah, scusa. Ah, no, io ero. Mi aveva interessato il discorso di Silvio. Io sono un ignorante che non ce n'è un altro. Come tutti? No. Come già da Socrate. Io più di tutti. Perché non ho fatto il classico, non ho studiato mai i filosofi. Sto ultimamente seguendo qualche cosa. Però ci sono delle domande alle quali bisogna più darsi delle risposte, se uno si fa delle domande, che sono le tre classiche: chi sono, dove vado, cosa faccio. Io credo che se uno si pone queste